Stalozzi di Pomezia, dove sta per cominciare l'attesissima finale giovanissimi, valida per il titolo regionale playoff tra Accademia Sport Latina e Divino Amore. Partiti. Fa fuori un avversario, numero di Giordano Falasca, il destro Favero. Di fronte dunque. Attenzione Palmeggiani in rete, rete Federico Palmeggiani. Ha raccolto un pallone alto in area di rigore. Vediamo che agli ordini di Davide Calabria si è laureato campione d'Italia, ma attenzione, c'è subito il pareggio. Giordano Falasca, immediato botta e risposta tra Accademia e Divino Amore. Va via molto bene Santa Maria, Santa Maria cerca l'1-2 con il suo compagno, rete Santa Maria. Al Possimastro Stefano, intanto Palmeggiani con il sinistro, con Alaino, Favero bravo in uscita, Santa Maria destro, deviazione ancora di Vona, Laino va via, fa fuori un avversario solo per un attimo, torna su di lui, palla però ancora di Laino, dentro per il sinistro, vincente di Cerasoli Andrea. Accademia in possesso di palla adesso, Palmeggiani trova benissimo Vona, scarica per Mastro Stefano. Allargo per Giovanni Vona, scucchiaiata per Palmeggiani che prova il destro al volo. È uscito Marco Vona e con il numero 9 è entrato Marcato di nuovo e qui Palmeggiani recupera però palla Marcato, attenzione Marcato, Marcato prova il destro, Marcato, Gulli. 2 contro 1 sulla sinistra, si accentra, poi trova un pallone molto buono per Marcato che trova la traversa. Numero su Falasca. Ancora il destro di Mauro Marcato e la palla che esce di pochissimo. Insieme su questa ripartenza, pallone che arriva, infatti, trepiedi di Cerasoli che lo scambia bene. Mastro Stefano per Marcato, Marcato, salta Falasca, Marcato, Marcato, salta anche Di Gregorio, Marcato e Gulli. Cerasoli per Di Gregorio, palla per Falasca, Falasca, il destro di Falasca e ancora di Guida. A differenza di quanto accade nel possesso palla dell'Accademia, cincischia troppo buona, recupera Falasca, Falasca destro, rete, rete, ancora lui, Giordano Falasca. Possesso palla che non accenna a velocizzarsi, però qui bel numero di Mauro Marcato che prova il destro, deviato, Vona sotto misura, sbaglia il più facile dei tapin, lisciando di fatto il pallone, riparte il Divino Amore, 3 contro 1, palla per Falasca! E c'è il gol del 6-1. Palmeggiani, Vona, Palmeggiani, prova lui di punta, palla di poco al lato, sfiora il gol del 6-2, Marcato, intanto Marcato sull'errore, ancora Marcato, Marcato, palla per Palmeggiani, Giovanni Vona, Giovanni Vona, bella azione, bel destro, ma è bravissimo Gulli e poi Falasca direttamente dalla propria metà campo, cala il proprio poker personale, anzi scusate, Di Gregorio. Alla per Mastro Stefano, vuole l'1-2 con Marco Vona, Marco Vona, Marco Vona, punta il portiere, Marco Vona, Cerasoli che sbaglia il passaggio, occhio a Vona, Vona, penetra Vona, il pallone ancora per Mastro Stefano che si gira a destro, Gulli, qui il destro di Cerasoli, scusate, il sinistro, Alaska dentro, il pallone per Laino, Laino, il destro di Laino, batte la rimessa con Cerasoli, Santa Maria fa fuori un avversario, palla dentro per Falasca che rischia di buttare giù la porta. Giocata accompagnata giustamente dagli applausi. Attenzione, Giordano Falasca per Flavio. Pallone esce fuori, Laino il destro e la palla in rete. Trova la gloria meritatamente, dobbiamo dirlo. Giocatore con il baricentro basso, non molto alto, ma che sta davvero facendo ottime cose da quando è entrato. E poi c'è un nuovo salvataggio sulla linea, questa volta sul 3-1, almeno 3 grandi interventi e finisce qui il Divino Amore. Dopo aver portato a casa il campionato giovanissimi girone A, si porta a casa anche la Coppa Playoff giovanissimi regionali.